Cari amici, oggi vogliamo raccontarvi una storia che ha origine nel 1972, quando nasce l'azienda DAF come produttrice di prodotti in scatola alimentari. 5 anni dopo, quindi siamo già nel 1977, nasce il marchio Pescaviva, dedicato ai prodotti per la pesca sportiva, nello specifico il mais, mais dolce selezionato. Con gli anni questo marchio diventerà leader indiscusso del mercato con altri prodotti. La linea di mais si amplierà e nascerà anche il mais bianco, un'esclusiva Pescaviva, e anche altri mais con aromi diversi tra loro. Siamo di fronte agli uffici della DAF, ci sposteremo ai laghi Tuna per una pescata. Questi laghi sono utilizzati spesso per testare i prodotti del marchio Pescaviva. Torneremo più avanti in azienda, precisamente in estate, per vedere tutta l'operazione dalla raccolta all'scatolamento del prodotto. Intervisteremo il titolare Agostino Fioruzzi, nipote di Agostino Fioruzzi, inventore del marchio Pescaviva. Adesso spostiamoci alla Ghituna, dove pescheremo un po' a bolognese, un po' all'inglese e un po' a feeder, tecniche alla portata di tutti, con il mais Pescaviva. Siamo arrivati alla Ghituna, a Tuna, in provincia di Piacenza. Come avete potuto vedere dalle immagini del drone, il comprensorio è diviso su 3 laghi, per il pesce bianco e per la trota. Noi pescheremo il pesce bianco, inizieremo a pescare con la bolognese. Il lago è ben popolato di carpe, carassi e altri pesci di fondo. Vediamo un po' che risposta ci daranno. La giornata sembrerebbe buona, soprattutto dal punto di vista meteo, temperature più che accettabili. La primavera finalmente sta arrivando. Andiamo a pescare. Le api vanno sul miele, ma anche sul mais Pescaviva, forse perché stanno già apprezzando il gusto al miele che è nelle vicinanze. Eccola, con l'ape. Nel frattempo abbiamo un pesce in canna. Oh! È stato ingannato da un chicco di mais bianco, esclusiva Pescaviva, oltre ad essere il mio mais preferito, soprattutto quando so che in zona ci sono dei carassi. Il carassi è un pesce molto tecnico e diffidente talvolta, quindi dobbiamo stimolarlo anche con esche diverse e soprattutto di qualità. Abbiamo un colore dell'acqua abbastanza scuro, un fondale altrettanto scuro, quindi un chicco bianco sicuramente spicca su tutto, e ha incuriosito il carassio, che è rimasto beffato da un innesco di mezzo chicco di mais bianco su un amo del numero 20. Oggi è una giornata tipicamente inglese, sole, nuvole, qualche sporadica goccia di pioggia,
e questo fa cambiare sia il colore dell'acqua a causa appunto dei riflessi del sole e soprattutto l'umore ai pesci, e per questo dobbiamo stimolarli nella mangiata. E abbiamo portato con noi diverse tipologie di mais. Mais bianco, che sto utilizzando, ripeto, esclusiva pesca viva. Poi abbiamo mais di colori ed aromi diversi. Qui abbiamo un tutti frutti di colore arancione, un aroma alla fragola di colore rosso che andremo ad utilizzare a breve, e poi abbiamo il classico mais dolce naturale, il mais alla vaniglia e il mais al miele. Ovviamente questi tre sono di colore giallo. Manca all'appello il colore marrone, che è il mais aromatizzato al pellet, che viene impiegato durante il periodo invernale per la pesca alla trota, come mancano gli aromi all'aglio e al formaggio tipicamente invernali. Adesso siamo in una stagione primaverile, stiamo entrando fortunatamente nella stagione calda, quindi occorrono aromi totalmente diversi per stimolare i pesci, quindi aromi più dolci rispetto a quelli più salati impiegati durante il periodo invernale. Non conoscendo l'impianto, ma sapendo che è popolato da carassi anche di buona taglia, pesce talvolta diffidente, ho preferito iniziare a pescare con una lenza light, amo piccole del numero 20, 0,30 di galleggiante. Ho poco meno di 2 metri di fondo. E infatti ci sono loro in zona, perché stiamo ferrando a vuoto su diverse mangiate. Dobbiamo capire come fare ad entrare bene in pesca. Magari basta cambiare innesco, al giro dopo lo facciamo. Un tempo il mais come alimento non lo trovavamo nemmeno al supermercato, oggi troviamo di tutto. Però ribadisco il fatto che un conto è un mais per alimentazione umana e un altro è il mais per pescare, soprattutto per quanto riguarda gli aromi. Negli impianti di pesca sportivi come questo, l'aroma può fare la differenza sia nella semplice pescata amatoriale e soprattutto in competizione. Ecco che per trovare un mais dall'aroma e dal colore di qualità, un colore comunque studiato insieme all'aroma, dobbiamo per forza ricascare sul marchio pesca viva. Soprattutto anche perché all'interno della confezione, dotata di tappo salva freschezza, questo è un elemento importante, troviamo circa 1000 chicchi di mais, 1000 grani, di dimensioni totalmente diverse tra loro, per variare anche l'innesco. In questo caso abbiamo sotto dei fetentissimi carassi, quindi dobbiamo impiegare un chicco più piccolo, e guardando all'interno della confezione possiamo vedere che troviamo il mezzo chicco, il chicco intero e addirittura questo chicco ancora più piccolo e di forma più allungata. Questi, se vogliamo, sono tre inneschi singoli totalmente differenti tra loro. Visto il vento fastidioso, abbiamo deciso di mollare con la bolognese e dedicarci un po' alla pesca all'inglese, uno strite
che tiene 4 a una pesca non a lunghissima distanza, sul tiro di fionda, quindi una quindicina di metri, ed è arrivato quasi subito il primo pesce. Sempre sul mais bianco, ripeto, il mio preferito. E ora vediamo un po' di cosa si tratta. Sembrerebbe un bel pesce. Slamato. La linea di pesca è presa poco quella della Rubesienne o poco fuori. Diciamo che in questi impianti, soprattutto in questo periodo, nel periodo primaverile, i pesci tendono a stare a questa distanza perché comunque molti pescatori, pescando a Rubesienne, pescano a distanza di circa 13, 14, 50. Magari andando verso la stagione più calda, nel periodo estivo, i pesci tendono ad avvicinarsi alla sponda, forse anche con la bolognese si può fare qualcosa in più. Adesso, come abbiamo visto, ci sono pochi pesci sotto e di piccola taglia. Dopo un po' di stop si è rifatto vivo un pesce, e stavolta sul mais rosso alla fragola. In giornate del genere difficili, variare l'innesco come aroma, dimensione e soprattutto colore può fare la differenza. Non sono pesci di taglia notevole, ingannano però, sono pesci che hanno una vitalità. Il colore rosso ha fatto in questo caso la differenza, perché era un po' di tempo che non vedevamo più una mangiata, e il colore rosso, eccola qua, ci ha dato questa carpa. Colore rosso, quindi aroma alla fragola, è stato uno dei primi del marchio Pescaviva. Ricordo con affetto metà anni 90, quando facevo anch'io le gare a Rubesienne in carpodromo, nei primi carpodromi, che tutti pescavamo con il mais rosso, che onestamente in quegli anni e tutt'oggi fa la differenza. Pescando in ambienti del genere, con una pressione di pesca importante, dobbiamo variare, come ho già detto, l'innesco, ma soprattutto colore ed aroma. Ecco perché dobbiamo avere a nostra disposizione una buona quantità di mais con aromi e colori diversi. Vedete, anche le api continuano comunque ad apprezzare il mais a tutti gli aromi, segno di grande qualità del prodotto. Abbiamo impiegato anche dei bigattini, abbiamo con noi dei bigattini, come vedete, anche di colore rosso, proprio per andare a stimolare talvolta il pesce, innescando un chicco e un singolo bigattino. Come possiamo vedere, possiamo variare i colori. I pesci non vedono i colori, vedono in bianco e nero, però capiscono e percepiscono la differenza cromatica, le differenze cromatiche che possiamo apprezzare in questo caso. Questi potrebbero essere due inneschi vincenti. Ora magari li andremo a provare. Fino a 10 giorni fa circa le temperature erano veramente fredde, quindi di conseguenza anche l'acqua è fredda, ancora fredda, nonostante le temperature esterne si siano alzate, i pesci sono ancora fermi. Ecco perché
oltre al mais abbiamo portato anche i bigattini. Quando l'acqua si scalderà, con i bigattini prenderemo solo piccoli pesci e quindi andiamo diretti di mais. Ecco un innesco con una differenza cromatica molto percepibile. La differenza cromatica possiamo averla anche differenziando i vari aromi e di conseguenza i vari colori, soprattutto adesso che entriamo nella stagione calda, quando sarà veramente caldo, che impiegheremo solo il mais come esca, impiegheremo anche terminali più pesanti, ami di dimensioni più grosse, quindi via libera agli inneschi più fantasiosi. Possiamo impiegare un innesco arancione ed un innesco rosso, aggiungendo anche un po' di giallo, oppure solo giallo ed arancione, rosso e giallo, insomma, oppure anche un innesco triplo, giocando proprio su questi tre colori. Dobbiamo dare sfogo alla nostra fantasia, non dimenticandoci che anche il bianco è un colore valido. Ed ecco qua la nostra tavolozza di colori al completo. Manca, ripeto, quello aromatizzato al pellet di colore marrone, ma quello viene impiegato durante il periodo invernale per la pesca alle trote, ma è vincente anche in carpodromo. Ora via libera ad aromi più dolci. Al contrario di quanto pensavamo, abbiamo ritentato a Bolognese e abbiamo trovato il pesce ancora più vicino rispetto a come eravamo partiti in precedenza. A questo punto abbiamo catturato con tutti i colori. Manca quello arancione a tutti i frutti per completare la tavolozza. Vediamo se i pesci apprezzano anche questa tipologia di mais. Ricordo ancora una volta che la confezione di mais Pescaviva contiene 1000 grani circa di dimensioni diverse tra loro e soprattutto ha questa caratteristica, peculiarità di avere il tappo salva freschezza. Con il tappo salva freschezza possiamo stivare il mais in frigorifero o in un luogo particolarmente fresco e lo possiamo utilizzare anche dopo qualche giorno. Prendiamo l'ultimo pesce e poi ci spostiamo in un altro impianto per la pesca sportiva, Laghi Segugio, dove abbiamo delle vere e proprie fisheries. Siamo a Pizzighettone, provincia di Cremona, e vedremo anche lì l'efficacia del mais Pescaviva. Sarà la seconda parte di questo video dedicato al mais Pescaviva. Anche in questo caso pescheremo un po' bolognese, un po' feeder, un po' l'inglese, dobbiamo adattarci un po' allo spot. Una nuova avventura. È entrato un pesce anche sull'inglese, pesce preso a una distanza di circa 20 metri sulla fiondata del mais. È partito, ha portato via letteralmente la canna che avevo in mezzo alle gambe. Ecco un'altra regina della ghituna. Abbiamo finito questa mattinata di pesca della ghituna,
Adesso ci spostiamo, andiamo ai laghi Segugio, che vedrete sulla prossima puntata dedicata al mais pescaviva su Italian Fishing TV. Ciao a tutti!